you love loving your body and a little bit of your brain These days are way too lonely I'm missing out, I know These days are way too long And I'm not forgiving, love away, but I Buonasera, ben ritrovati amici di Rete8, ben ritrovati con Cena Con, siamo all'Osteria Contemporanea Foconè, davvero un posto stupendo in compagnia di Davide Di Pasquale. Ciao Davide, Ciao, buonasera. buonasera, grazie, buonasera, grazie buonasera. per aver accettato il nostro invito. Andremo un po' a raccontarti a 360 gradi, aspettando dei piatti che si preannunciano eccezionali, perché qui la pizza per due volte è stata campione del mondo, eh Davide? Quindi sei curioso, immagino. Eh sì. Tra poco arriverà. Davide, tu sei classe? 96. Classe 96, sei giovanissimo, intanto ringraziamo. Prego, prego, potete. Questo è tutto per Davide che può mangiare il prosciutto. Ottimo, Davide, tutto per te. Io Grazie. guardare e non toccare. Ti dicevo: Davide, tu sei classe 96, quindi io direi di iniziare come facciamo di solito in questa nostra trasmissione a Cena con facendo un salto indietro. Quando avevi dieci anni, quando l'Italia ha vinto sì. il mondiale 2006, a Santomero chi era Davide di Pasquale? Allora, io ho iniziato a Santomero nelle, nelle giovanili, diciamo, Pulcini fino ai giovanissimi. Poi mi prese il Pescara tramite un, un, un provino. C'era Cetteo di Mascio, credo, a quel tempo. E quindi poi ho fatto tutte le giovanili fino alla primavera. Se lo vede il Mister Zeman. Si eh, capita. Sì. Infatti, poco, poco. Sì, fino alla primavera sì. fino alla primavera e poi dopo ho girato, diciamo, un po' la prima, la prima esperienza. La prima esperienza, prima esperienza è stata colpo. allora, la ehm, con in il Serie di... fatto presenza in prima no, no no No, non ho mai io, solo no, 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 prima. No, no, fino si sì. c'era Oddo come, come allenatore. E quindi, che anno parliamo di prima squadra? E... L'ultimo anno, due di primavera era 2015 credo 2014-2015 credo... no, questo era l'anno dei playoff persi a Bologna esatto sì, sì esattamente io poi dopo a gennaio andai in Serie D a Giulianova sei mesi sì. sempre in prestito poi dopo eh, sono andato in D a Campobasso fatto un anno lì purtroppo c'è stato un fallimento e mi prese la, la San Benettese eh, che c'era il direttore Sandro Federico e come mister Ottavio Palladini e' da lì iniziata diciamo, è la carriera tra i ehm, professionisti, esatto, quella, sì, ehm. quella dell'anno scorso poi ne parliamo a parte, l'annata sì. che ricordi con più piacere della tua carriera da professionista? Ma eh, sono, state, cioè, diciamo, sono stati anni più positivi che, che negativi, quindi ah. l'esperienza più bella è stata diciamo, a Foggia il primo anno con, eh, con il mister e poi anche l'anno scorso che purtroppo... È andata male, diciamo, in finale è andata male per tutti, sì, anche per eh, sì, sì. quello è un capitolo a parte che tratteremo tra un po'. Se ti dovessi chiedere chi è Davide di Pasquale, come mi rispondi? Ma sono un ragazzo semplice. Ehm, conduco una vita no normalissima. Sono un fidanzato, convivo. Eh, la mia ragazza è di, è di Ancona. A vivi a Santomero? No, no, io vivo qui a Pescara, ah. non no, ho preso casa a Pescara anche perché... No, ma io dico a parte il calcio. Sei. No, no, a Giulianova. Giulianova. No no, 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 durante il Covid io e la mia famiglia li sono trasferiti a Giulianova. E quindi se ti sì. dico stadio Rubens-Fadini ti viene in mente qualcosa? Beh sì, diciamo è stata diciamo, la mia prima esperienza tra i grandi, quindi è, un, è uno stadio glorioso. Prima di parlare di Foggia e di Pescara, ma quest'estate che cosa è successo con l'Arezzo? Ah, Quest'estate diciamo c'è stato un po' di... diciamo un po' di di disappunti con l'allenatore, quindi poi dopo in, in, in comune scelta si è, diciamo, abbiamo deciso di, di interrompere diciamo questa, questa avventura e mi sono trasferito a, a, a Pescara. Classico difensore centrale di buon piede, piede mancino, se ti dovessi dire Davide guardiamo al calcio Serie A, calcio internazionale, chi ti piace, chi, chi ti paragoni? Eh. Eh, meglio, essendo tifosissimo dell'Inter anche se più piccolo di me ha eh, bastoni però hai fatto contento Alberto Capo ma non hai fatto contento <ride> tutti eh. diciamo Bast sì. ma bastoni mancino e invece sì, della storia, storia del calcio quello di quando eri piccolino? Sei Sei il mio idolo è Materazzi è stato sempre Materazzi sempre essendo squadra, tifosissimo sì, dell'Inter diciamo Materazzi quindi sì, sì, ho la maglietta dell'Inter quindi dell'anno del triplete vabbè, ma, vabbè no, andiamo quindi è, lui. È, lui. è lui, andiamo avanti Davide Di Pasquale arriva a Pescara ma Davide Di Pasquale e Pescara è una storia che dobbiamo raccontare quella della scorso, dello scorso anno ma ci arriviamo piano piano Davide Zeman foggia due anni fa Avevi Davide Merola come compagno di sì. squadra, che annata è stata quella per te? Forse la più Beh, bella dell'anno scorso? È stata, sì, diciamo dove mi sono affermato. È stata un'annata positiva, dove c'era un grandissimo gruppo, un gruppo comunque sia giovane. E ci siamo tolte tantissime soddisfazioni in un girone che era difficilissimo perché c'erano squadre fortissime, il Bari, Catanzaro, anche il Catania che l'anno, cioè quell'anno lì lì, ma aveva una grande squadra quell'anno poi dopo siamo usciti nei playoff bene sembra... con l'Avellino, poi non avete perso ma fuori con l'Entella esatto, siamo usciti con l'Entella che era una delle favorite diciamo, di tutti e tre i gironi e adesso dobbiamo arrivare a toglierci questo dente, prima però volevamo capire ma cosa è successo a te personalmente a Foggia l'anno scorso, tutto risolto? No, no, sì, 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 è stata una, una situazione così dove comunque sia i tifosi non c'entrano nulla, e quindi dai, è Tut stato tutto un risolto. atto brutto, ma... Semifinale, il Foggia vince, non dico a sorpresa, ma comunque eh, capovolgendo il pronostico contro il Crotone, il Pescara fa il suo e lo fa bene contro l'Entella, la semifinale è Foggia-Pescara. Vai carta bianca è stata una partita sentitissima per me. Che comunque, essendo abruzzese, essendo cresciuto, diciamo, nel settore giovane del Pescara. Quindi, diciamo, eh, era un, un derby, cioè è un derby, ma per me era particolarmente una partita molto sentita. E siamo stati bravi e fortunati a, a passare il turno. Eh, insomma, ma quei playoff C'erignola. Dovete fare tre gol in dieci minuti l'avete fatto all'ultimo secondo. Crotone, sì. stessa cosa. Pescara, stessa cosa. Poi, però, diciamo che Bonacina, l'arbitro Bonacina, non vi ha sì, aiutato anche, tanto in quella beh, partita finale. sì, diciamo di sì. Anche, sì, anche se. se no, quel gol eh, non si annulla eh, mai, eh, diciamolo. No, non insomma, non Specialmente mai. in casa, però, eh, purtroppo, come noi giocatori sbagliamo, anche gli arbitri possono sbagliare. Cinque secondi alla fine, D'Elio Rossi fa una sostituzione guadagnate 30 secondi e poi segnalizzo Lì mm, che hai pensato andiamo in finale pensavo no perché comunque sia c'era una sorta diciamo di che entro gli ultimi minuti finali noi portavamo a casa diciamo la, 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 la qualificazione quindi è stata una bella cosa per noi tu che sei il capitano di quella partita del Foggia, entri in campo, 22.000 spettatori, stadio pieno. Bellissimo, no? bellissimo, gente bellissimo. di mare, Lino, bello, che, è bello, bello, che è bello. hai esatto. pensato? Sì, sì. Ti sei sì. emozionato un Pobre po' o lì eri solo un giocatore pittorio. del Foggia? Ma no, eh, comunque sì, essendo, cioè, sì, giocare a Foggia tante. diciamo è sempre bello, quindi eh, diciamo sono due piazze calorose che hanno grandissima passione, quindi diciamo c'ero abbastanza abituato. È stato bello rivedere l'Adriatico la, così. Lo ritroveremo quest'anno quell'Adriatico? Sì. Lo ritroverete? Sì. sì. Dici Penso di sì. Sì, sì? sì. Ti pesa un po' non, non trovare il campo in questi inizi? No, 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 no. Assolutamente, anche perché con gli anni ho capito che la cosa più importante è il gruppo. Quindi, diciamo, quando hai un gruppo unito, eh, compatto, riesci a superare tante situazioni, soprattutto nei momenti difficili. Quindi, diciamo la cosa più importante è il gruppo. Questo è. Questo è quello che ho capito negli anni. Quindi, quando arriverà il mio momento, mi farò trovare pronto. Perché, davanti, hai un Ivan Mesic, che è un classe 2001 che sta facendo davvero molto sì, bene. Sì, sì, è forte, è un bravissimo ragazzo. Quindi, gli auguro il meglio. Sta facendo benissimo. Quindi, ha ambizioni anche a giocare in categorie superiori, anche perché se lo merita. Torniamo a quella semifinale con il Pescara. Eh, il presidente Sebastiani proprio oggi, abbiamo fatto un'intervista, ci ha detto che servirebbe il VAR anche durante il campionato, riferimento all'episodio di Mesic della partita con eh, sì. la Torres. Poi il VAR arriva nei playoff e il Pescara viene sbattuto fuori per mezza sì, scarpa, il riferimento al gornamento da mezzo. Sì, meno, di VAR.... Eh, sì, sì, il VAR... Sì, è... nel VAR... Beh, Beh. sì, Beh. <ride> essendo, essendo un giocatore del Foggia, sì. Eh, però quella partita noi giocammo molto bene. Guarda come ti, come, come ti, come ti tratta bene Fulcone. Grazie mille. Grazie. grazie, grazie mille. Veramente grazie. Dopo puoi mangiare. Sì, sì, certo, no, certo. Dicevamo? Eh, no, quelle in tutte e due le partite giocammo bene, quindi diciamo poi dopo abbiamo meritato secondo me di, di, di arrivare in finale. Cioè, In teoria materia... era la finale eh, Foggia-Pescara, Foggia, Pescara. Eh, no? però poi dopo ci è mancato. Diciamo con il Lecco abbiamo, uh, abbiamo perso. Svelaci qualche segreto. D'Elio Rossi, cosa vi diceva prima di quelle partite con il Pescara? Come le avete preparate? Ma, eh, no, conoscendo comunque sia sì anche la forza del, della squadra che era forte, quindi conoscendo il mister. Deglio Rossi è stato un suo allievo, quindi sapeva benissimo i punti forza diciamo, del eh, Pescara. Cosa vi ha detto? Dovete stare attenti a? A tutti quanti, perché erano tutti forti. Cioè, eh, a Merola, che lo conoscevo, a Lescano, a Rafia. Esatto, quindi tutti giocatori forti. Ce la siamo giocata diciamo alla pari. Di, di non aver paura, di non entrare in campo diciamo con la paura e di, e di giocarci. Poi Davide, eh, quando siete rientrati nello spogliatoio in quella partita, avevate vinto i calci di rigore. Sì. Ti, ti è dispiaciuto un po' per il pubblico di Pescara o lì sì, eri sì, solo sì. un giocatore del posto? Eh, io in quel momento ero contento perché sono un professionista, quindi è, è, è normale è, che ero contento è, quindi. C'è stata un'emozione un grande, perché essendo un calciatore del Foggia. Eh, le, sì. Torniamo a quest'estate, con l'Arezzo c'è qualche problema tecnico, sì. ci hai detto tu: tutti, chiama personalmente Zeman, sì. cosa ti ha detto il mister? No, nel senso personalmente no, nel senso sapevo che lui ha, ha stima di me sia come ragazzo che come calciatore, quindi... Non ci ho pensato Questo, però, tre volte. Diciamo cioè, al mister... mister che questa non si no, tocca? Non lo facciamo vedere al mister? Non facciamo vedere. Sì, tra l'altro abbiamo detto che qui le pizze, due pizze campioni del mondo ci sono. Non so se è questa, poi lo chiederemo. È questa, questa è una pizza campione del mondo. Complimenti. Eh, so che vorresti sederla, ma non lo puoi no. fare. No. Purtroppo, Purtroppo no, altrimenti il mister <ride> ci si pensa, chiama quindi. 10 volte mille metri eh, esatto, sì. 10 volte 1000 metri. Dicevamo quindi col mister questo attestato di stima, e alla sì, fine, fine. È detto. E sì, non ci sì, ho, ho sì. pensato due volte, oh, sì. sì. Anche perché una, cioè, nel senso, è sempre il pescara. Quindi, è, è difficile, diciamo, dire di no al pescare. Mancano due minuti. Mi fa segno il tuo amico Alberto Capo dietro la telecamera, perché quando gli hai detto Materazzi è ba eh, e Bastoni è diventato, è diventato eh. tuo amico. Ti, ti, chiedo ti chiedo una cosa. Insieme, Davide Di Pasquale, come si immagina il mese di maggio 2024? Eh, io come me lo immagino? Diciamo che me lo immagino ne, nel miglior modo possibile, che, che, che festeggiamo. Cioè, Ti beh, è difficile. posso dare un assist? Rifai la finale con finale diverso. Esatto, eh, sì, può, può, può anche, andare bene. Certo, certo, certo. Quindi certo, certo. sì, rinunceresti alla vittoria diretta del campionato per rivivere una finale da vincere? L'importante è vincerlo, poi se lo vinci eh, durante... diciamo lo Può la, fare questa scala diciamo... lo può vincere il campionato secondo ah, te? Io credo vi... abbiamo tutte le carte in regola per, eh, per vincere, sicuramente ce la giocheremo fino, a, fino alla fine, ci sono squadre molto forti come Perugia, come anche Lentella che è partita male ma si sta riprendendo, la Spal, quindi sarà un campionato lungo. La Torres non l'hai nominata. Sì, esatto. esatto. Infatti, anche la Torres che ieri mi ha, mi ha impressionato in maniera positiva, che è una squadra che gioca bene. Allora, Davide, io ti ringrazio per questa Grazie chiacchierata. Mille. Ora ti lasciamo a questo piatto. Assicuriamo Mister Zeman, che è magro, Tutto preciso, dietetico, quindi puoi mangiare tranquillamente. Io ringrazio l'Osteria Contemporanea Forconè, tra l'altro, per due anni campione del mondo la pizza un esempio lo abbiamo qui poi adesso con alberto capo alla telecamera vi facciamo vedere tutto, tutto quanto e qualcosina lo assaggiamo e noi ci vediamo la prossima settimana naturalmente sempre a cena con forse qualcosina facciamo assaggiare anche a max eh?